Benvenuti sul mio canale. Oggi ragazzi siamo qui per siamo qui su una nuova serie. Spero che vi piaccia, ovvero un miliardario acquista una squadra. Partiamo con la Serie A, con l'Atalanta che ha questa squadra. Devo ammettere ragazzi che non è male. A parte il reparto difensivo, che direi che è un po' da rivedere. Beh, Ilic direi intoccabile, Zapata idem, Gomez, Gosens pure direi che si può tenere. Poi dal centrocampo bisogna un po' cambiare. Dunque andiamo un po' a vedere la brosa. Ok raga, ecco la brosa. Bollini, Sportiello, scorro velocemente di super se qualche giocatore tipo impresso o qualche squadra interessante chiamare. C'è solo Barro e Cornelius, però sinceramente richiamo Barro giusto per... Ci abbiamo richiamato Barro, non so neanche quanto valga, vale 9 milioni Barro, ok. Ok, allora. Questa è la squadra, allora vorrei iniziare a comprare dei centrali difensivi, perciò andiamo a cercare. Ok ragazzi, ecco i difensori che vorrei comprare. Io comincerei con Carlo Koulibaly, andiamo a contattarlo per acquisto. Ora tocca a Giocome. Allora ragazzi, alla fine c'è la scelta Skriniar Lenglet per questione di soldi. Andrei su Skriniar. Ci andiamo a contare meno Skriniar. Raga, ora tocca al portiere. E come portiere ragazzi mi piacerebbe molto avere Onana. Un ottimo portiere. Abbiamo comunque comprato tutti e tre i difensori. Inglese si leva. Contentare dunque anche Andrei Onana. Tira, guarda, ecco che acquisti. Gomez, Koulibaly, Skriniar, Onana, Gnabry. Comunque non me l'avevo detto. Ho preso anche Gnabry. Comunque non so quanti soldi rimangono, vado a controllare. Ci rimangono ancora un bel po' di soldi. Io so già dove andare a investire. Posto di Malinowski. Ragazzi, questa è la squadra finale. Ho voluto comunque ho voluto tenere Malinowski. Gosens l'attacco, ragazzi, non l'ho voluto andare a toccare. La panchina è questa. Sono soddisfattissimo della mia squadra. Cioè, guardate qua, dai. Riusciamo ad andare a simulare tutto il campionato. Raga, attenzione, perché vedo una finale di Champions League. Una finale di Coppa Italia. Contro il Parma abbiamo vinto 3-1. Attenzione, perché ora c'è la Coppa Italia contro la Juventus. Vediamo un po' quanto finisce. Non ci credo, il mio perso 1-0. Un Benevento abbiamo. Perso. So che ora c'è la finale di Champions League. Con il Valverde e Skriniar che sono tornati comunque dagli infortuni più o meno. Vediamo un attimo. Fino alla partita. Riposo, riposo, raga, riposo. Ci sarebbe molto riposo. Oggi qua, un giorno prima. Chita. Non ho recuperato, credo. Cioè, spero. Ok, raga, più o meno ti ho recuperato. Ancora il verde, dunque, ragazzi. Siamo in finale di Champions League, ragazzi. Una squadra incredibile. Non mi importa di allenare il Cile. So che andiamo a simulare la partita. Mentre, ragazzi, io me lo voglio guardare. Simulo la partita. Poi vi aggiorno io. L'informazione si comincia. Attenzione. E inizio la finale. Raga, vi aggiorno sul risultato tra 3, 2, 1 e il risultato finale. Purtroppo abbiamo perso, non ce l'abbiamo fatta. Purtroppo non ce l'abbiamo fatta, comunque quanto sta ragazzi che siamo arrivati in finale di Champions League, in finale di Coppa Italia, in campionato vediamo un po' ragazzi, abbiamo almeno una competizione vinta, campionato invece siamo arrivati terzi. Vabbè raga, comunque andiamo a vedere comunque la rosa, vedere le valutazioni un po'.
non ha più 4, molto bene. Rossi, vabbè. Comets più 2, va bene. Lì, Slimane più 2. Troy, Romero. Gosens non è cresciuto. Questo qua, raga, l'ho comprato giusto per uno scambio. Frode era in prestito, beh. Renne. Pessina, Valverde più 1, mi aspettavo molto di meglio. Marinowski più 1, Iranchuk più 3, Barro più 1, Gomez meno 1, vabbè. Kabur, Gnabry più 3, raga. C'è meno 1, Muriel. Non può vedere le statistiche, ragazzi. Nostro bomber, ragazzi, credo sia il Papu Gomez. No, mi sa che ci ha fatto, vediamo un po'. Capo cannoniere, vediamo un po' chi è. Con Zapata 18 gol, molto bene. 8 gol per Zapata, tutti in campionato. Un po'. Gomez 20 gol, Gnabry 14 gol, molto bene. Gnabry. Valverde solo 2 gol, basta, molto male. Gosens 6 gol e 6 assist. Skriniar 36% 2 gol, Koulibaly 1 gol. Gomez 1 gol, vediamo un po' se il portiere ha fatto assist. Non ha fatto un assist. Quando pare una fa gli assist, vabbè. Partiamo con una che fa gli assist. Assist, raga, non ci credo, ho fatto un assist. Spero che questo video vi sia piaciuto, raccomando, lasciate un bel like, iscrivetevi al canale. Noi ci vediamo con un prossimo video. Ciao a tutti.